questa attività di mosaico è nata stranamente, cioè è nata a Re Bibbia. Durante un'estate, io avevo la carta in latino, durante un'estate con la preside abbiamo deciso di fare 40 ore estive e io allora ho messo in piedi questo laboratorio. E da lì, insomma, c'è stata una bellissima risposta. Avevamo già tutti gli allievi della scuola media, perché c'erano i corsi sperimentali per la terza media. Era un progetto sperimentale che veniva dal carcere di Opera di Milano, per cui all'interno di questi corsi venivano inserite le discipline musicali, musica, arte e educazione motoria. Quindi negli altri corsi per ottenere la terza media, tipo le cosiddette 150 ore, non esistevano queste discipline, quindi è un progetto sperimentale proprio per le carceri. E così nacque in queste 40 ore durante l'estate. Poi dopo, siccome ci fu un'ottima risposta, e le direzioni del carcere, anche la preside, insomma, ci hanno dato la possibilità di poter impiantare dei laboratori e quindi facendo acquistare strumenti, materiali, e così è andato avanti per anni. Poi a un certo punto io, insieme sempre alla direzione, la preside, il direttore Mariani, che adesso è direttore di Regina Coeli, decidemmo di aprire un corso nella sede, cioè a San Lorenzo, la scuola da cui dipendevano questi corsi di Re Bibbia. Quindi aperto un laboratorio di mosaico aperto al pubblico, cioè al territorio, dando sempre la precedenza ai ragazzi di Re Bibbia che una volta usciti magari volevano. Avevano la voglia di continuare a fare questa attività del mosaico, ma non solo per dargli un riferimento, un luogo dove andare, dove incontrarsi, insieme a tutta l'altra gente cosiddetta, cioè i normali, per cui non era sempre un luogo dove si incontravano solo e soltanto detenuti, quindi era un discorso di inserimento molto, molto importante. E andò bene, qualche ragazzo di questi si fermò, venne, insomma, frequentarono. Poi purtroppo questi ragazzi venivano dalla terza casa circondariale, che è un istituto a detenzione attenuata cosiddetta, erano tossici. Quindi purtroppo c'è chi riusciva a mantenere una certa frequenza e chi purtroppo dopo un po' venivi a sapere che non c'erano più, perché i tossici purtroppo quando escono, se non hanno un riferimento affettivo, lavorativo e sociale, è difficile, la loro vita è molto Si difficile. fermano. E quindi poi siamo andati avanti e questa scuola si è riempita di gente, di molte nazionalità, di varie situazioni sociali, insomma, gente molto interessata e interessante, perché gente che aveva fatto anche studi artistici, d'arte, ma non solo, perché quello interessante era mettere insieme dalla casalinga il metalmeccanico, l'ingegnere in pensione, il medico in pensione, l'architetto, la restauratrice, eccetera. E abbiamo avuto in questi anni anche i giovani del progetto Erasmus. Questa è stata una cosa molto bella, perché senza fare pubblicità si vede che all'università qualcuno ha detto che c'era questo corso a San Lorenzo e ci sono presentati dei giovani ai quali noi abbiamo accolto e ai quali abbiamo anche rilasciato un attestato, perché appunto erano corsi promossi dalla scuola pubblica. E quindi è così, diciamo, che è nato e adesso continua nel tempo con persone che sono tanti anni che frequentano, persone anche nuove, che non avendo spazi adeguati non possiamo accogliere troppe persone. Adesso per fortuna siamo ospiti del centro anziani dell'Esquilino, dove ci troviamo benissimo, abbiamo un bello spazio.
siamo autonomi, nel senso che c'è un'entrata da parte autonoma e quindi ci troviamo bene, siamo contenti e credo che anche la struttura insomma, apprezzi la nostra presenza, insomma, credo proprio di sì, comunque me lo auguro. Grazie.